No, perché comunque abbiamo la voglia di andare fino in fondo, bene o male ci siamo riusciti a poterci giocare questa finale, quindi merito va sempre a questo gruppo che ha fatto cose, dicevamo prima con Daniele Cinelli, anche un momento magico e tutto, ci va anche tutto bene, perché anche oggi è ora un po' una partita sotto ritmo, il primo tempo non l'abbiamo fatto benissimo e poi comunque siamo usciti bene alla distanza vincendo, penso in maniera meritata, contro una squadra comunque che ha giocato bene, anche forte, organizzata, quindi vale doppio e ci apprestiamo a giocare questa finale cercando di portare questo scudetto ad Avellino. Sarebbe la ciliegina sulla torta, come viene definita di solito. Ce la metteremo tutta, è normale che adesso, ma anche loro, avremo qualche problemino di gestione della rosa, perché giocare 90 minuti e rigiocare dopo un giorno non è il massimo, però con la voglia, con l'entusiasmo si sopperisce alla stanchezza. Comunque un problema che avremo noi, ma avranno anche il Lecco, quindi cercheremo di vincere questo scudetto e di festeggiarlo. A parte, come ripeto, le punizioni, sono contento per la squadra, per il gruppo, perché veramente ce lo meritiamo. Abbiamo fatto un cammino strepitoso in campionato, stiamo facendo un altro cammino strepitoso dopo lo scudetto, lo onoreremo fino alla fine. Adesso ci andiamo a giocare questa finale e speriamo di regalare una gioia ai tifosi ulteriore a quella del campionato. Dopo quel famoso risultato a Cassino, noi ci siamo compattati e la concentrazione è venuta lì, perché sapevamo che ogni partita, cioè partita per partita, non potevamo sbagliare, quindi sicuramente la concentrazione la mettevamo già dal giorno prima della partita, e così anche in questa pol scudetto, perché ormai ci avevamo preso gusto, abbiamo fatto tutte queste vittorie di fila e quindi siamo entrati nell'ottica di giocarci questa pol scudetto partita per partita, e speriamo, ecco, come detto, già che siamo arrivati in finale, di regalare una gioia ai tifosi che ci hanno seguito tutto l'anno. Adesso però noi, come ripeto, aspettiamo con ansia la partita di domenica, poi ci saluteremo e poi chi dovrà comunque fare le sue valutazioni le farà, anche perché penso tutti i giocatori diano disponibilità a rimanere in una piazza del genere. Certamente.